Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Serena e questo è il mio canale. In questo video vorrei parlarvi di alcune novità, che attendevo da un bel po' di tempo, che quindi appena uscite sul sito mi sono subito accaparrata perché volevo assolutamente provarle e quindi voglio condividere con voi la mia esperienza perché so che vi interessa, in quanto quando ho pubblicato la foto dell'arrivo su Instagram, molte di voi hanno commentato la foto, mi hanno risposto in direct dicendomi: voglio assolutamente sapere qualcosa su queste novità. Avete capito di sicuro che stiamo parlando delle palette di Beauty Bay. Beauty Bay è un e-commerce inglese ed è uno di quei siti che permette anche a noi europei, poveri profani, anche a noi italiani soprattutto, di reperire marche americane, quindi che altrimenti non potremmo acquistare, come ad esempio Dose of Color o Stila. E in questo periodo Beauty Bay ha formato un proprio brand, o comunque sta sfornando delle palette con il suo marchio. Infatti, alla base di ogni confezione di queste palette c'è la B di Beauty Bay, è il nuovo marchio dell'e-commerce che è stato modificato e modernizzato, diciamo così, da poco tempo. Ma andiamo per gradi. Io avevo già visto degli spoiler nella pagina Instagram di Beauty Bay già da un po' di tempo, e appena sono state disponibili sul sito il giorno 13 settembre, se non mi sbaglio, io ho fatto l'ordine nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è partito l'ordine e mi sono arrivate più o meno il 19 di settembre, se non mi sbaglio, il 19 e il 20, e contando che c'era stato il fine settimana di mezzo, ci hanno messo veramente poco, contando comunque che venivano dall'Inghilterra, ecco. Ognuna delle due palette era conservata all'interno di una bustina così, che è di tipo di quelle per mettere sotto vuoto gli alimenti. Non so se avete capito, con la parte più stretta qui che si apre in questo modo, ma in realtà quando io l'ho scartata, adesso vi farò vedere le immagini, non si apriva, quindi diciamo che poi alla fine ho dovuto utilizzare le forbici e strappare via tutto, ma non importa perché comunque queste confezioni di plastica poi alla fine andranno gettate. Voglio dire, non è che me le terrò. Già ho troppe buste, bustine, scatoline perché sono fissata. Questa qui adesso l'avevo conservata per farvela vedere, anche se ho girato le immagini appena sono arrivate. È così, tutta bella olografica e dietro trasparente, vedete? Con scritto For the Beauty Obsessed e con scritto Caution. Qui sotto vedete tutti questi disegni olografici. Ogni palette era contenuta all'interno di questa busta, e poi ognuna delle palette, io ne ho prese due e quindi ne ho due, conteneva queste bustine di cartone, tutte belle olografiche come mi piacciono a me, e all'interno ci sono praticamente degli adesivi, delle cartoline con tutti i disegni, frasi molto carine, ecco. Un surplus che a noi non fa mai male, insomma, ci piacciono sempre queste cose. Le due palette che ho preso io sono la Evolve e la Identity, non so come chiamarla, tutte e due con questo packaging in cartone olografico anche qui, vedete. Questa qui è più sull'oro, questa qui è più sul celeste. C'è scritto appunto 42 color palette. Stavo per dire 42 color palette, ma voglio dire, se parlo in inglese, parlo in inglese, no? Diciamo anche il numero in inglese. E c'è scritto che sono 42 cialde per 1,4 grammi di prodotto ognuna. C'è il disegnino del coniglietto qui dietro, quindi queste palette sono cruelty free e sono made in PRC. 12 mesi di PAO, anche se, cioè, voglio dire, 12 mesi di PAO, io con un anno non le finisco. Diciamo che per gli ombretti io vado anche più in là del PAO. E sono praticamente della linea Color Theory. Fa parte di questa linea anche un'altra palette che si chiama Origin e che ha dei toni molto molto neutri, sempre 42 cialde, e io non l'ho acquistata. Ho acquistato queste due, soprattutto volevo assolutamente prendere la
identity, perché è quella più estrosa, più colorata, più particolare, però poi nel momento in cui ho fatto l'ordine guardavo anche la Evolve e dicevo mi piace un sacco anche questa, mi piace un sacco anche questa, alla fine l'ho presa, ho avuto le spedizioni gratuite. Queste palette costano 28 euro ognuna, se non mi sbaglio, e quindi ho avuto le spedizioni gratuite comprandole entrambe da Beauty Bay. Sono stati, appunto, vi ho detto, abbastanza veloci. Ogni palette contenuta all'interno di questa scatola era protetta ulteriormente da queste bustine pluriball, non so come si chiamano, pluriball, sono due l'una dentro l'altra per proteggere ulteriormente il contenuto, quindi un bel pack di sicurezza, ecco. Ma arriviamo finalmente a vedere le palette in sé e per sé, ed eccole qua. Sono due palette della stessa grandezza, ovviamente, con questo pack nero in cartone bello pesante, insomma. La Identity, Identity, non so, la chiamerò mille volte in modi diversi, appunto come la sua scatola, ha questa scritta e tutti i dettagli in blu olografico, mentre la Evolve in oro, vedete? E dietro c'è scritto il concept di ogni palette, e anche qui ritroviamo il simbolino della cruelty free, eccetera eccetera. Ogni palette all'interno ha la plastica protettiva per gli ombretti, che io ho tenuto solo per farvi vedere e poi la getterò via, perché ogni volta mi dà fastidio, mi cade per terra, insomma sono un disastro. Ogni palette ha al suo interno un enorme specchio, come vedete. Si può girare del tutto in questo modo, così si evita di accecare la gente quando si fa i video. E questa è la Identity all'interno, cioè guardate quanto è bella. Tra l'altro, rispetto a come me l'aspettavo guardandola nei video delle youtuber che l'hanno ricevuta prima di me, mi sembravano più piccole le cialde, invece sono delle belle cialde, un po' più grandi rispetto a come mi sembrava guardandole dai video, ecco. Anche il pack all'interno è olografico, come vedete, sul celeste, questo qui della Identity, e qui intorno allo specchio ci sono tutte queste, vedete, tutti questi disegnini sempre in celeste olografico, mentre i colori della Evolve sono questi qua. Anche la Evolve è bellissima, anche lei ha la plastica protettiva che tolgo perché già me ne ero scordata e già la stavo a far ricascare. Qua pure ci sono tutti i disegnini olografici in d'oro, che è il tema appunto del pack della palette, e questi sono tutti e 42 i colori della Evolve, cioè è bellissima anche questa. La cosa molto molto faiga di queste palette è che gli ombretti all'interno non hanno dei nomi. Non è che a me dispiaccia quando le aziende danno dei nomi ai loro ombretti, anzi è una cosa molto molto carina, però oddio, una palette di 42 colori, dare il nome ad ogni colore, capisco che sarebbe stato molto molto difficile, ecco, considerando che poi ne sono uscite 3 da 42, quindi sarebbero stati troppi i nomi da dare. E loro si sono inventati questo sistema qua, hanno scritto in colonna vicino agli ombretti qui l'uso che si può fare di questa riga, ad esempio. Adesso raschiavo con l'unghia un ombretto, molto bene. Ad esempio qui c'è scritto base, base, e quindi significa che tutti questi colori qui di questa riga potranno essere utilizzati come base. Ovviamente sono delle linee indicative, ragazzi, se voi lo volete usare per un altro scopo, liberissime, però hanno voluto dare queste indicazioni basilari. Qui sulla seconda riga c'è scritto transition, e quindi tutti questi sono i colori che loro hanno pensato proprio per la transizione. Qui c'è scritto crease, eccolo qua, poi c'è scritto liner, poi c'è scritto pop, e alla fine c'è scritto highlight. E quindi voi potete seguire queste linee guida, e poi invece di sopra
ci sono tutti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e quindi voi potete abbinare la base numero 2 con transition numero 3 ad esempio. In questo modo potete fare vari abbinamenti fra gli ombretti. Mi pare una cosa molto molto carina e mai vista, insomma, una cosa innovativa anche per la identity, la stessa identica cosa. Anche qui abbiamo tutte le scritte indicative da un lato e i numeretti di sopra. Io ho acquistato queste due palette nonostante io non ami le palette enormi, non ami le palette di troppi ombretti, mi piacciono le palette da 10-12 ombretti al massimo, poi già 20 me ne sembrano troppi, pensate un po' a 42, però ero troppo troppo curiosa di provare un brand nuovo di un sito che io utilizzo spesso per i miei acquisti, ecco, e devo dirvi che non me ne sono pentita affatto, a parte il pack che comunque è tipo semi vellutato con la scritta in rilievo un pochino, anche qui c'è il colore del basilare del pack di ogni palette olografico, vedete? Però questo pack così nero si sporca facilmente, vedete? È di quei pack che si sporcano, ragazzi, ve lo volevo dire, perché un pochino mi è dispiaciuta sta cosa, però allo stesso tempo è molto molto elegante il fatto che siano così simil vellutate, insomma non sono vellutate, sono di cartone, però questa cosa che sono leggermente morbide rispetto ad un cartone normale gli dà un qualcosa in più di lussuoso, insomma fa pensare a qualcosa di più serioso. E comunque non c'è davvero nulla da dire per quanto riguarda la qualità di questi ombretti, sono rimasta veramente contentissima. Vi farò vedere tra poco in una clip come ho realizzato questo trucco questa mattina, vi mostrerò come risultano gli ombretti sulla palpebra da asciutti e poi anche da bagnati oppure applicati con le dita, insomma vi mostrerò i vari tipi di applicazione e come risultano. Per quanto mi riguarda sono rimasta molto molto soddisfatta, al tatto questi ombretti sono vellutati, sono veramente molto molto morbidi, soprattutto i matte, ma anche gli shimmer, i metallizzati. Volevo farvi vedere qualche swatch così al volo, non ho potuto fare gli swatch di tutte e due le palette perché ragazzi capite che sono veramente troppi, però vi posso far vedere ad esempio prendendo questo rosso matte qui come va a performare a livello di swatch. Guardate quanto è bello, è molto molto scrivente e oltretutto ci sono dei colori che davvero è difficile trovare in altre palette e molto ma molto particolari, come quello che ho indossato io nella palpebra mobile questa mattina, che è questo ombretto qui della Evolve, perché io questa mattina le ho utilizzate un po' entrambe, è questo ombretto qua che visto da così sembra, a seconda di come lo guardo, sembra un blu, un celeste o un lilla e ha all'interno anche dei leggeri riflessi verde menta, non so se voi riuscite a vederli, vi provo a fare lo swatch di questo qui. E dallo swatch non è estremamente pigmentato perché si tratta più che altro di un ombretto pensato come top coat, però vedete è molto molto luminoso più che pigmentato e quindi ha tutte queste sfaccettature, così sembra un po' più sul verdino celeste, così sembra un po' più rosso, un po' più rossastro, ecco, però si vedono tutte queste sfaccettature bellissime, guardate com'è luminoso, cioè bellissimo, io questi ombretti di questo tipo lo sapete, li amo. Vi posso far vedere anche gli ombretti della riga base, sono molto molto pigmentati, ve ne mostro qualcuno, ad esempio anche questi più chiari, adesso tutte le mani zozze, tutte le dita zozze, vi mostro ad esempio il 4, guardate com'è bello pigmentato, bello scrivente, ovviamente è più o meno del mio stesso colore di pelle, quindi lo swatch non è che si vedrà troppo, eccolo qua, vedete, da così forse lo vedete.
però sulla palpebra si vedeva parecchio perché andava a eliminare qualsiasi rimasuglio di rossore dopo aver applicato anche il fondotinta che poteva essere rimasto sull'occhio, appunto. Mi piacciono veramente tanto. Vorrei farveli vedere tutti perché ne ho swatchati parecchi questa mattina e mi sono piaciuti tanto tutti. Vi mostro ad esempio questo qui, che è tipo un bordeaux. Ve lo swatcho qua. Guardate qua che pigmentazione. Mi piacciono veramente tantissimo, si sfumano che è una meraviglia e per quanto riguarda il fallout, i matte non fanno il minimo fallout. Gli shimmer, soprattutto quelli un po' più glitterati, hanno un po' di fallout, un po' di pigmento mi era caduto qui, però poi ho ripassato un po' con la Beauty Blender e si è tolto tutto al volo. Adesso non ho nulla di zozzo sulle guance o sulle occhiaie, insomma. E poi guardate come tiene il trucco. Ovviamente io avevo messo una base perché io senza base per gli occhi non vado in giro. Magari posso evitare la base per il viso, ma la base per gli occhi non la evito mai perché ho una palpebra estremamente oleosa, quindi nulla mi dura mai troppo se non applico una base. Essendo che comunque la mattina per andare in ufficio mi trucco molto presto, per far durare fino a sera il trucco. Ormai ho preso l'abitudine a mettere una base, però ci sono anche ombretti, ragazze, che non mi durano neanche mezza giornata pur utilizzando la base al di sotto. Questi invece, guardate qua come sono ancora belli vibranti, come si vede ancora bene la sfumatura, il duochrome. Nonostante siano parecchie ore che ormai ce l'ho addosso, per cui sono veramente, veramente contentissima di averle acquistate. So che Beauty Bay sta facendo uscire anche delle mini palette, tre palette, che sono costituite da tre ombretti e da due prodotti per il viso, se non ho capito male. Ce n'è una che mi piace tantissimo, probabilmente acquisterò anche quella perché queste qua mi sono piaciute veramente tanto, tanto, tanto. E poi sono economiche perché comunque considerate che avete una palette con uno specchio enorme e 42 ombretti, cioè di qualsiasi texture, più matte, un po' più shimmer, un po' più glitterosa, più luminosa, più riflessata, avete di tutto. Quindi, cioè, secondo me ne vale veramente la pena e poi sono molto molto belle. Secondo me sono anche adatte per viaggiare. Sì, certo, sono grandi, però ve ne portate una sola e state sicure che potete fare qualsiasi tipo di trucco e oltre non si rompono gli ombretti all'interno perché sono ben protette dal pack che è molto molto grosso, ecco, non è una palette fina fina che dà proprio l'idea di precarietà. Queste qui sono delle belle palette potenti, ecco, che si vede che mantengono la sicurezza degli ombretti all'interno. Quindi credo di avervi detto tutto. Io più guardo le palette più mi viene voglia di swatcharle, di farvi vedere tutto, ma anche per me perché non ho potuto swatchare tutti gli ombretti. Ad esempio questo oro qua della Evolve ancora non l'ho toccato per niente. Adesso lo andiamo a toccare insieme. Guardate qua, è bellissimo almeno a guardarlo così. Adesso lo swatchiamo ed eccolo qua, cioè un oro antico, non è estremamente luminoso però è pigmentato ed ha dei riflessi leggermente rossi. E nulla, ragazzi, io credo di avervi detto più o meno tutto, però più guardo le palette più mi viene voglia di swatchare altri ombretti perché sono tutti bellissimi. E poi oltretutto non li ho swatchati tutti, ho proprio curiosità io di vederli. Ad esempio swatchiamo questo qua, che è tipo un pesca rosato, che è messo tra gli illuminanti. Vediamo un po' com'è. Guardate che bello, fantastico. Questo lo voglio assolutamente usare sulla palpebra mobile. Io questi ombretti così di questo tipo li utilizzo molto appunto sulla palpebra mobile, come vedete. È molto molto luminoso e scriventissimo. Cioè, proviamo il verde, il verdino qui sotto. Questo qua lo volevo swatchare anche ieri, ma no, erano troppi, non sapevo più.
dove sbocciarli. Cioè, raga, è bellissimo, ma lo vedete come sono pigmentati, luminosi, belli, belli, belli. Sono contentissima di aver acquistato queste palette. Io vi consiglio davvero di darci un'occhiata perché sono molto, molto convenienti. Secondo me hanno un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Fatemi sapere se le avete acquistate anche voi, quale avete preso e come vi state trovando, se anche voi siete d'accordo con me sul fatto che siano delle palette davvero ottime, anche e soprattutto per il prezzo che hanno. Se avete qualche domanda potete lasciarmela tranquillamente giù nei commenti. A me fa sempre tanto tanto piacere rispondere alle vostre domande e comunque confrontarmi con voi in qualsiasi modo, purché sia corretto e tranquillo ed educato. Ecco, voi lo sapete se mi seguite su Instagram e se non lo fate vi invito a venirmi a seguire anche lì, perché lì sono sicuramente molto più presente e cerco sempre di instaurare dei rapporti un po' più diretti con voi. Quindi se può farvi piacere vi lascio il link giù nell'info box. E nulla, questo è tutto, la smetto di blaterare perché sennò altrimenti rinizio di nuovo a sbocciare altri ombretti, perché qui ce ne sono a bizzeffe e quindi non finiremo praticamente mai. Vi lascio alla clip che ho registrato questa mattina mentre realizzavo questo trucco, in modo da farvi vedere più o meno come performano le ombretti di questo due palette sugli occhi. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia tenuto un po' di compagnia, quello che volete purché sia positivo. Se così fosse vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi se non siete ancora iscritti e se vi potrà far piacere di guardare anche i prossimi video. Io sarò qui ad aspettarvi, sembra una minaccia ma non lo è. Ciao!